Ben ritrovati con una nuova edizione del TG d'Italia Oggi, puntata ancora più ricca perché parleremo anche di Expo 2015. Allora passo subito a salutare Francesco Cerisano della redazione d'Italia Oggi, ben trovato Francesco. Ciao Carmelo, un saluto ai nostri telespettatori. E saluto anche Luigi Chiarello, sempre alla redazione d'Italia Oggi, con il quale parleremo approfonditamente di Expo e insomma dell'importante manifestazione che si terrà a Milano. Con l'aiuto della grafica, allora, passiamo subito a vedere il sommario di oggi. Volontari a costi variabili, guardia di finanza a scambio dati in frenata, IMO agricola da rivedere, studi di settore dimezzati, nuovo codice degli appalti, Mirabilandia vince il mix di offerta. Voluntary disclosure, dicevamo, è studio che vai, preventivo che trovi, ovvero si parte da professionisti agguerritissimi a prezzi da outlet a studi di tradizione e boutique che ragionano solo su grandi patrimoni da regolarizzare. Francesca, aiutaci a capire meglio, magari con qualche esempio. Sì, esattamente, è un primo monitoraggio effettuato da Italia Oggi su quelli che potrebbero essere i costi per l'operazione di voluntary disclosure. E effettivamente da quanto è emerso vengono fuori costi abbastanza variabili a seconda che si vada da studi che propongono prezzi quasi da outlet per un rientro di capitale, addirittura si parla di 3.000 euro tutto compreso, fino poi invece ad arrivare a studi più di tradizione, vere e proprie boutique del diritto che ragionano e prendono in considerazione solo grandi patrimoni da regolarizzare e che addirittura pare stiano mettendo una sorta di asticella o selezione all'ingresso, proponendo solo per l'esame della pratica di voluntary disclosure cifre intorno ai 25.000 euro. Questo è quanto emerge appunto dalla ricognizione effettuata da Italia Oggi. In molti casi si parte dal valore che il contribuente deve regolarizzare e far emergere. I professionisti in queste situazioni arrivano a chiedere una percentuale sul valore della regolarizzazione che in alcuni casi decresce al crescere dello stesso valore, insomma è inversamente proporzionale la percentuale chiesta al valore dell'importo da regolarizzare. Le percentuali a quanto emerge si muovono intorno ad su una forbice che va tra il 2 e l'1%, la struttura della pratica in altri casi arriva in invece ad incidere anche per il numero di professionisti coinvolti. Per esempio, se si tratta di una pratica che corre il rischio di far emergere anche delle responsabilità di carattere penale, ovviamente il prezzo aumenta e in questo caso dipende da che tipo di studio sta analizzando la pratica, perché ci sono studi legali che pur occupandosi di diritto tributario e di fiscalità hanno anche al loro interno un team di professionisti che si occupa di diritto penale e quindi è in grado di analizzare l'intera pratica anche per i risvolti, eventuali risvolti penali che potrebbe avere. Altri studi che invece non hanno al loro interno un team di penalisti che addirittura nel preventivo stanno proprio specificando che la voluntary disclosure con risvolti penali sarà oggetto di una separata valutazione. Quindi in questo momento un quadro molto composito è quello che sta emergendo da questo monitoraggio di Italia Oggi. Bene, adesso apriamo la nostra pagina politica. A fare punto sulla giornata politica, come sempre, Franco Adriano dagli studi di Roma. Ben trovato, Franco. Il giorno dopo la sentenza di condanna della Corte di Strasburgo sui fatti relativi al G8 di Genova, in particolare per l'assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura, si apre il caso De Gennaro, l'ex capo della polizia, oggi presidente di Finmeccanica. A sollevare questo caso politico è stato il presidente del PD, Matteo Orfini, il quale ha giudicato una vergogna la nomina e dunque anche la permanenza ai vertici di un'azienda
partecipata statale, tra le più importanti, dell'ex capo di polizia che era ai vertici delle forze dell'ordine durante il G8 di Genova, appunto, dove si sono verificati i fatti gravissimi che hanno portato alla condanna dell'Italia. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi non si è espresso in relazione a questo polverone mediatico che si è sollevato sulle parole di Matteo Orfini, ma si è agganciato al provvedimento legislativo già approvato dal Senato, ora in discussione in aula alla Camera, per l'introduzione appunto del reato di tortura. Complicare il tutto il fatto che il Senato ha approvato un testo in cui non si fa esplicito riferimento di questa nuova, per questa nuova fattispecie, al pubblico ufficiale, ma il reato di tortura potrebbe valere per tutti, e questo complica giuridicamente il tutto, perché potrebbe essere riferito anche a cittadini stranieri che sono accusati di tortura in altri paesi e che qui godrebbero dell'immunità parlamentare. Dell'immunità. Grazie Franco, come sempre ci ritroveremo nei prossimi giorni. L'abbiamo annunciato in apertura, ovvero Expo 2015, ormai il conto alla rovescia entra nella sua fase più calda, allora ne parliamo adesso con Luigi Chiarello. Quali sono le ultime curiosità, gli ultimi numeri? Raccontaci. Allora, intanto bisogna dire che Expo è sempre più vicino, per cui si moltiplicano gli eventi organizzati dai vari player del settore agroalimentare, non solo, in vista dell'inaugurazione. Uno di questi è strategico, la Coldiretti attraverso i propri negozi Campagna Amica ha attivato un investimento piuttosto rilevante nel porto di Civitavecchia, dove avvia la costruzione di un terminal del gusto per i turisti del cibo. 1500 metri quadri con un investimento anche da parte di Intesa di 5 milioni di euro più 1.600.000 euro della banca di credito cooperativo locale, serviranno a costruire un megastore in cui molte imprese faranno anche attività di servizi, ristorazione e interscambio con le flotte navali che portano a Civitavecchia i croceristi per, come dire, la diffusione di menù del Made in Italy agroalimentare. Altra novità importante è che cominciano a cadere i veli anche sulla presenza di McDonald's a Expo. McDonald's è sponsor dell'Expo Milano 2015, ci sarà il suo padiglione in cui verrà presentato il McDonald's del futuro. In più McDonald's punta anche a servire con una filiera agroalimentare tutta italiana come dire, i prodotti che vende nei propri ristoranti, e per questo ha lanciato un progetto che si chiama Fattore Futuro, destinato a selezionare 20 giovani agricoltori italiani che possono diventare primi fornitori di McDonald's in Italia. E poi è stata presentata il progetto del padiglione della veneranda fabbrica del Duomo, che avrà un proprio padiglione all'interno di Expo, che ricalca sostanzialmente la copertura del Duomo, con una Madonnina di Milano, una copia costruita però a Napoli, a Nola per l'esattezza, di 3 metri, che veglierà sugli Expo Pellegrini, possiamo chiamarli così. Beh, quindi stanno iniziando a curare i dettagli, ma ce la farà a essere tutto pronto per il 1° maggio? Beh, diciamo che è molto probabile che... Allora, sicuramente ce la faranno a completare quelli che sono i percorsi espositivi. Poi ci saranno delle rifiniture da fare. C'è qualche padiglione in ritardo, come per esempio quello russo, quello turco, che è in grave ritardo, e quello dell'Ecuador. Ma lì la responsabilità è degli stati nazionali, che hanno avviato tardi gli investimenti. Per quanto riguarda i padiglioni italiani, sarà quasi completo il padiglione Italia, anche se ci sarà probabilmente un ritardo nella parte curata da Confindustria, e qualche breve ritardo ci sarà con qualche rifinitura ancora da fare, ci sarà lungo il Cardo, dove ci sono gli altri padiglioni del Made in Italy, su cui siamo un po' in ritardo. E ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Torniamo allora alle nostre notizie prettamente legate a Italia Oggi, ovvero frena lo scambio di informazione della Guardia di Finanza nel 2014, ma la scelta delle Fiamme Gialle è quella di concentrarsi sulle fattispecie di maggiore gravità, soprattutto per quanto riguarda la criminalità internazionale. Diverse invece le infrastrutture telematiche utilizzate per la gestione delle istanze in entrata e uscita. Francesco, qualche numero, magari qualche dettaglio?
dettaglio in più. Sì, esattamente, quanto emerge dal rapporto annuale per il 2014 sull'attività della Guardia di Finanza, che è stato pubblicato appunto e diffuso mercoledì. Come dicevi, frena lo scambio di informazioni nel 2014. Lo scorso anno le richieste di collaborazione inviate alle autorità fiscali e di pubblica sicurezza degli altri paesi sono state solamente 616 contro le oltre 4.700 dell'anno precedente, ma la scelta delle fiamme gialle è quella di concentrarsi su fattispecie di maggiore gravità, soprattutto per quanto riguarda la criminalità internazionale. Diverse le infrastrutture telematiche utilizzate per la gestione delle istanze, dall'Interpol all'Europol, dall'Olaf all'Organizzazione Mondiale delle Dogane, senza dimenticare la rete degli uffici di Asset Recovery, che costituiscono un canale dedicato proprio per individuare ai fini del sequestro e della confisca i proventi di reato localizzati in altri paesi europei. I militari hanno condotto 22.000 verifiche in materia tributaria, accompagnate da 54.280 controlli fiscali e da 525.000 controlli strumentali e su strada. Di questi, uno su tre ha avuto un esito positivo, quindi il che significa che nel 32% dei casi è emersa una irregolarità nell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Una percentuale identica a quella fatta registrare nel 2013, quando però i controlli strumentali erano stati 405.000 e non 525.000 come nel corso del 2014. Bene, questa era l'ultima notizia della prima parte. Io saluto e ringrazio Luigi Chiarello per essere stato con noi. Alla prossima. Arrivederci. E vi lascio a qualche istante di pubblicità e saremo da voi.